l'onorevole Enrico Berlinguer, segretario generale del Partito Comunista. L'onorevole Enrico Berlinguer! Come sono contento e fiero ogni volta che vedo che i comunisti fanno qualcosa di buono per il popolo e insieme col popolo. E questa è responsabilità che noi comunisti, noi marxisti, dobbiamo sentire e assumerci più di ogni altro. Occorre che con audacia e con intelligenza ci si sappia liberare da ogni scolastica applicazione della nostra dottrina intesa come dogma e da orientamenti che non sono più adeguati all'esperienza e alle condizioni storiche attuali, per camminare verso vie nuove. Che la democrazia è oggi non soltanto il terreno sul quale l'avversario di classe è costretto a retrocedere, ma anche il valore storicamente universale sul quale fondare un'originale società socialista. Ecco perché la nostra lotta unitaria, che cerca costantemente l'intesa con altre forze di ispirazione socialista... Da questo punto di vista non mi è accaduto, e questa la considero forse la più grande fortuna della mia vita, di seguire quella famosa legge per cui si è rivoluzionari a 18 anni, a 20 anni, poi si diventa via via liberali, conservatori e reazionari. Io conservo i miei ideali di allora. E vogliamo una società socialista che corrisponda alle condizioni del nostro paese, che rispetti tutte le libertà sancite nella Costituzione, che sia fondata su una pluralità di partiti, su un concorso di diverse forze sociali. Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e rende vane. Non può essere libero un popolo che opprime un altro popolo, scriveva Carlo Marx. Una formazione che potrebbe essere parafrasata in questo modo: non può essere libero un uomo che opprima un'altra cosa. La più antica soggezione imposta alla donna, quella nei confronti dell'uomo. Abbiamo affermato che l'idea che la donna debba liberarsi anche dalla soggezione nei confronti dell'uomo si estende nelle varie forme della coscienza di grandi masse femminili. Che si tratta di un'idea giusta che noi dobbiamo fare nostra fino in fondo. E siamo usciti da un vecchio schema che influenzò anche il pensiero e l'azione di grandi rivoluzionari di ogni tempo, secondo cui prima si deve fare la rivoluzione sociale e poi si risolverà la questione femminile. Non deve essere più così. Il processo della rivoluzione sociale e quello della liberazione della donna da ogni forma di oppressione, compresa quella che si è storicamente determinata nel campo della puntualità, devono procedere di pari passo. Questo è il nostro approdo odierno. Badate, lì forse all'est non vorrebbero che il socialismo lo costruissimo così come noi lo concepiamo e lo vogliamo, però qui all'ovest ci sono molti, vuol dire naturalmente le forze dirigenti del mondo capitalistico italiano e degli altri paesi capitalistici, i quali non vogliono farci costruire nessun socialismo, neanche quello che noi riteniamo rispondente alla realtà italiana. Quindi da una parte noi stiamo e vogliamo stare nel patto atlantico, oltretutto anche per ragioni legate alla valutazione che diamo della situazione internazionale, ma dall'altra parte, pur stando in questo blocco, abbiamo una lotta da compiere, abbiamo una strada da aprirci per vincere le resistenze delle classi dirigenti capitalistiche che non vorrebbero che si realizzasse quella trasformazione secondo giustizia della società che è invece il nostro obiettivo. Che effettivamente la capacità propulsiva di rinnovamento delle società, o almeno di alcune delle società, che si sono create nell'est europeo è venuta esaurendosi. Vedono nel compromesso storico essenzialmente la proposta di una nuova alleanza e formula di governo che comprenda il Partito Comunista Italiano. In questa interpretazione si coglie indubbiamente un elemento essenziale del compromesso storico, perché non sarebbe certo novità di poco conto giungere oggi
ad una maggioranza parlamentare e di governo che includa la grande forza rinnovatrice del Partito Comunista Italiano. La questione morale, come noi la chiamiamo, non è una pregiudiziale nel senso che non implica che di tutte le altre questioni non si parla finché la questione morale non viene risolta, ma certamente è una questione fondamentale perché i partiti diano prova di sapersi rinnovare effettivamente in quello che oggi, secondo me, costituisce il punto centrale del rinnovamento dei partiti, mettere fine cioè alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali, perché questo è il male da cui poi sono sorti tutti i fenomeni degenerativi nella vita pubblica e nella vita stessa dei partiti. Credo che queste nuove tecnologie possano essere usate dall'uomo a scopi di libertà, di liberazione, di elevamento culturale e soprattutto a scopi di pace. E per questo bisogna opporsi. E per questo bisogna opporsi con tutte le nostre forze a che siano invece usate come strumenti di morte, di distruzione, di mortificazione della personalità dell'individuo. Le nuove tecnologie sono aperte a questi due usi diversi, opposti, che prevalga l'uno o l'altro uso dipende da noi, dipende dagli uomini, dipende dalla forza organizzata del nostro popolo come di tutti i popoli. È possibile conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro, del progresso della nostra.